Sì, però comunque... Lo facciamo insieme. Ciao. Ciao, Nini. Non lo so, in questi giorni ci lo chiamo sempre Ninni. Sentite che silenzio, non fate i romani fastidiosi. C'è il mio nome? Margherita. Mamma, lo vuoi l'angioletto col mio nome che ti protegge? Marcella. Marcella, ecco. No, mamma, devi prendere il... Comunque, io ho ragionato su una cosa, no? Adesso che tra poco è il 25 luglio... Ed è il compleanno di Bobby. E il compleanno di Body. Chi è Body? Ah, Body Soleil. Esatto. Possiamo vedere questa bambina, vi prego? Shhh. 2 settimane è troppo, assolutamente troppo. Ninni, ciao! Sei libero? Stai vicino a me, eh? Vieni, piano piano. Anche l'altra volta hai letto il nome e detto vabbè. Ciao Ninni. No, no, non stiamo uscendo. Facciamo vedere la stanzetta. Tu, tu, tu. Ma come siete social? Già. Oh, senti. Allora, Giulia, tu dormi su questa poltrona, io dormo sui due letti a stella. Mi ho posto il telefono perché dicevo che ero troppo sociale. Quindi... No, ascoltami, tu dormi sulla poltrona, così io mi posso dormire in orizzontale sui due letti singoli. Ti toglieva il calore. Sì, a un certo punto, 2 volte la cosa me l'ha preso, me l'ha levato. Comodino. Me l'ha levato. Sono troppo carini, che c'è il live. Cosa? Ma dentro. Cosa vuoi? Giulia, c'è anche la cassaforte. Sì, ma cosa vuole lui? Se la bianca non riceve un po' sì. Peluta, ma non può prendere lui a casa. Oh, sto cercando di fare una cosa importante, non disturbate. Oh, guarda che bella vista. Girls like you, yeah, yeah. Madonna, che bella. Dobbiamo farci un sacco di foto. E che cacchio ne so io? La legge è scritta lì. Sto facendo una cosa. Guarda che bella luce che c'ha questo bagno. Sì. Giulia, facciamo il bagno. Sì, ti prego. Che non faccio un bagno. È da tantissimo che non mi lavo. No, cos? Ti faccio la voce ogni giorno. Dov'è la password? Perché la piscina pezzava. Sapeva di sale. Oh, ecco, ordiniamo la colazione in camera. Con la luna fia. Giulia, basta. Che è entrata nel mood estate 2018 con la canzone che tra l'altro io la so come fa il ritornello perché la cantano tutti ma non l'ho mai ascoltata questa canzone. Ma è orecchiabile, però è orrenda, cioè non offendetevi. Non offendetevi, io... e gli amici? No, perché c'è chi vede amici, chiama Irama, oh mio Dio, bellissimo. È un bel ragazzo, però sinceramente per me doveva vincere. Dei begli occhi. Doveva vincere o Emma o Carmen, anche se insopportabile. Ma io non ho seguito molto io bene. Io un po' sì, un po' con quelli con Bianca Marcucci, un po' ho capito cosa qui, però sicuramente non doveva vincere lui. Stiamo andando a pranzo. O come... Ho famissima. Come ha messo il... ci sono papà e Ninni. Catela, mi sono fatto quella col gambo, con la gamba in alto. Col gambo? La gamba in alto, penso da quella che ha messo la Lady Kane. Uh-huh. E quella che ha messo anche Torre. Baritonale. Mettiti giù, tu. Buona nanna. Bravo, bravissimo, bravissimo. No, no, mettiti giù. Smile for the camera.
Mamma, t'ha curato a distanza. Dopo ci sono andata. Sono di nuovo una persona normale. Beh, sei partita senza voi. Giulia. No! Guarda, vieni qua. Guarda. Tutte le cose gialle. Guarda. Carina questa. È un'ananas con gli occhiali da sole. Buongiorno. Allora, io mi sono fatta una doccetta, perché nell'albergo non, cioè, non si può non fare una doccia. Qui c'è Ninni, che è un po' triste perché papà non c'è. Dov'è papà, Ninni? Lì c'è Giulia. Che stai vedendo? Adventure Time. Ci siamo messi a cercare cose da poter vedere sulla televisione dell'albergo, perché ci siamo un po' riposati, perché comunque, stando in un paesino ovviamente non di mare, girare con il sole non era proprio fattibile. Poi ci siamo svegliati prestissimo per venire qua. E mio papà è tutta la settimana che lavora e torna a casa alle 9, quindi era stanco. E abbiamo detto, vabbè, oggi pomeriggio ci riposiamo, ci prendiamo questa vacanzina. Adesso sono quasi le 6, quindi mi sono fatta una doccetta. Adesso mi vesto, ho una maglietta pulita bellissima che adesso vi faccio vedere, che ho comprato, ed è quella di H&M che non vi ho fatto vedere nel video haul, tra virgolette, nelle storie di Instagram, perché l'avevo presa uguale per lei. E adesso ce le mettiamo tutte e due, così poi vi faccio vedere. Tanto c'è una che canta in questo cartone. Comunque, che bello, ora mi sono tutta rinfrescata, una cosa bellissima. E poi volevamo andare a farci qualche fotina, perché c'è qui vicino all'albergo dove stiamo una sorta di piazzetta con degli alberi bellissimi. Io già mi sono immaginata una sorta specie di book fotografico, quindi dobbiamo andare lì. Però prima mi sono fatta una doccetta, adesso ci rilassiamo ancora un attimo. E poi anche chiamati parapendii, non tizi, che volano, mimmi. Ma se uno rimane in ciò come fa? Ma se uno non sa scendere? Vola nell'etere per sempre. Guarda questo come piotta! Perché non ci sono, non c'è. Guarda come piotta! Perché non c'è tanto vento? Se uno rimane. Guarda come piotta! Ho capito, ma se uno rimane su per sempre! Scusa, sto riprendendo il mio frappè, tu non c'entravi. C'è il cioccolato. Una cosa. Non ci si crede. Battistero. Ma questo che cos'è? Questo che cos'è? E questo che cos'è? Sarebbe bellissimo fare una foto di questa luce. Mamma ci sta rovinando tutti i panorami. Mamma, che bello questo posto. Oddio, mi viene. Ce ne può di! Cosa possiamo fare? Possiamo trovare una panchina. Fa caldo, piccione, piccione, piccione. Piccione. Vuoi andare alla riunione con i tuoi amici? Piccione. Oh, guarda che c'è il secchio apposta per i bisogni dei cagnolini. Quella è una fontana, forse. A me mi pare una costruzione. Sembra un naso fatto a comprare. Sembra cosa? Perché sennò vengo a ridire. Abbiamo due meno male. Ehi, agnolotta. Agnolotta. Non puoi ignorarmi. Ciao, agnolotta. Ehi, come va? Dove? Ma padre? Là. Mamma, papà, che fine ha fatto? Attenzione alla bici, mamma. Abbiamo perso papà. Papà se n'è andato in un. Quanto godo se caschi dalla sedia. Perché da plano, quanto vuoi? Quelli che vanno nel. Delta plano. Questo è un video di un'ora di te che mangi le patatine. Una per una. ASMR. Eating Bang. No. Allora, guida mamma ci dice che questo è il letto di un. Ciao Giulia. Hey.
di un antico fiume che ora è prosciugato. Molto antico. E noi abbiamo occupato questo libro, che è quello nuovo di Sparks. Bello, sei interessata al letto del fiume prosciugato? Ti ricordi quel mago che ha fatto comparire quei pappagalloni? Mamma mia. Dobbiamo tornarci una. Ci ha mandati troppo. Alla come la va la va. Buonasera amici, con Giulia siamo un po' stanche e stiamo aspettando mamma e papà. Siamo andati a mangiare in un posto non buonissimo in realtà, però vabbè, ce la siamo cavata lo stesso. E io ho rotto tutta la sera le palle a Giulia di non macchiarsi la maglietta con il sugo della pizza e me la sono macchiata io con il sugo della pasta. E quindi adesso andiamo in albergo, è tutto buio perché non ci sono lanterne. Comunque andiamo a casa e cercherò di smacchiare le cose di sugo con la saponetta. Siamo nel buio totale. Amici, questa giornata svolge al termine. Ho appena chiuso gli scuri delle finestre, perché sennò domattina ci entra il sole alle 6. Io sto cercando il burro di cacao e non sono struccata perfettamente, so che ve ne sarete accorte. Semplicemente, ah, ma il mio struccato sta qua. Stavo dicendo perché non ho lo struccante, ma lo struccante è qua perché l'avevo levato. Ok, adesso vado a struccarmi meglio di questo mascara. Mi sono lavata la faccia con la saponetta. Sto cercando una cosa che non trovo. Giulia sta cantando la sigla del trenino Thomas. Allora, oggi abbiamo comprato in una libreria questo burro di cacao della marca La Bottega di Atena al melograno. L'ho comprato sia per me che per Giulia. E 4 euro di burro cacao, ci tengo a sottolineare questa cosa. Però c'ha questo profumo stra super buono, mamma mia, questo profumo super dolce. E io sono senza burro cacao e durante l'estate le mie labbra si seccano forse addirittura di più dell'inverno. Comunque vado a finire di struccarmi, poi mi metto un po' a leggere, andiamo a dormire, ci vediamo domani. Andando di là. Io ti voglio ancora.